Buongiorno amici, buongiorno e ben ritrovati. Il mondo delle rose, proprio così, un risveglio in mezzo ai fiori, un risveglio floreale anche oggi, ve l'avevamo promesso la scorsa settimana. Siamo ritornati dalla nostra amica Jessica qui a Bregnano e oggi vi facciamo vedere davvero che cosa si può fare. Forse non tutti lo sanno, con le rose. Non sono solo dei fiori, ovviamente, da regalare per mogli e fidanzate, ma sono anche dei fiori strepitosamente belli. Guarda, ecco, allora, signori, buongiorno a Lidia, buongiorno. Prego, Mario, metti qua, Senti, senti il profumo. il profumo. Ecco, c'è qua anche Mario, È buongiorno, fantastico. Rosa, che è Rosa. Allora, c'è un nome che è meraviglioso, che è proprio il significato più vero di quello che vi facciamo vedere. Anna, Silvana, buongiorno signore, buongiorno Katia, Anna, buongiorno Fabiola, Italo, buongiorno Gianna, Nicola, Cristina, Corrado, buongiorno Efisio, siamo tornati ancora qui a trovarti. Buongiorno, Buongiorno qua Demetrio. nel mondo tuo, veramente strepitoso. E cara Lidia, buongiorno a te, a Raffaella, a Vincenzo, e poi con Jessica. Ciao Jessica. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi amici. È un bellissimo risveglio. Allora, che cosa si fa con le rose? Non si regalano solo alle mogli, alle Per San fidanzate, per Valentino. San Valentino e non solo, Non solo. ma. Ma si fanno tante cose. Si possono usare sia per uso cosmetico che alimentare. Qui abbiamo oggi, vi facciamo vedere Allora, tanti io me lo sono già prodotti. spruzzato addosso, devo dire che è un profumo meraviglioso, ragazzi, perché con le rose Jessica fa anche l'acqua L'acqua floreale. alle rose. Scusa, consentimi un saluto a Robby, vabbè, a Dado e a Tommy, che oggi compie 16 anni. Allora, un augurio speciale da mamma Lori, lo facciamo con grande affetto. Ciao Ines, buongiorno, auguri Tommy per il tuo compleanno. Ciao Carmen, ciao anche a Rosa. Abbondano le rose. Ecco, con le rose, quando sono nel proprio giardino, se siete bravi, potete fare l'acqua, che però sa di rosa, sa di L'acqua rosa, di rosa, sa di rosa. Poi c'è lo sciroppo. lo Scusa, com'è lo sciroppo di sciroppo di rose, rose? esatto, che si usa per fare degli spritz o degli aperitivi molto No, buoni. scusa, davvero, usa lo Sì. sciroppo di rosa? Io questo non l'ho mai provato. Poi E poi c'è la marmellata, ci sono le giusto? marmellate con dentro i Con petali di fragole e rosa. rose, incredibile, ragazzi, ma guarda quante ce ne sono. Buongiorno ragazzi, Armando, Enrico, ci saluta Katia, Dado, buongiorno ragazzi, Monica, Oliver, Ornella, buongiorno Sciura Ornella, un saluto a te, a Roberta, a Corrado, a Riccardo, Eudokia. Allora amici, Loredana, Gianni, io devo dirvi, questo credo che valga la pena. Poi torneremo ancora da Jessica perché ci sono tante altre cose da farvi vedere. Liliana, Gianni, Roberto, buongiorno. Vi faccio vedere l'indirizzo però, perché questo è giusto. Rita e Maria Cristina, che meraviglia, è veramente una meraviglia. Gli auguri a Tommy, ovviamente. Ciao Clara, ciao Valeriana, buongiorno. Questo è l'indirizzo dell'azienda agricola, non mi viene il termine, Floe di Jessica, che vi aspetta. È a Bregnano, vedete il numero di telefono, c'è la mail, eccola qua, e questo è il suo numero di telefono. Quindi, ovviamente, per farvi vedere, ecco, scusa una cosa, Jessica, quando adesso è la fioritura massima, Adesso vero? è il picco della Adesso fioritura, sì. spostati un attimo, se no c'è la C'è luce il che non ti sole. vedi. Ecco, andiamo vicino alle rose, Andiamo di Jessica. qua. Dai, andiamo di qua, Efisio. Buongiorno a Sandra, buongiorno a Samantha, buongiorno a Fabio, a Moira, ma buongiorno a tutti, a Dolorata, Cosimo, Samantha, Paolo, buongiorno, Francesca, buongiorno, buongiorno davvero a tutti voi, cari amici, a Giuseppe. Dicevi, Jessica, cosa si fa? Queste le raccogliamo a mano tutte le mattine, la mattina presto. A mano? A mano, così. Cioè, cioè praticamente tutta una raccolta a Sì. mano? Incredibile, ragazzi, è una cosa bellissima. Marco, per favore, gli auguri ai miei nipoti gemelli, Sara e Simone, compleanno. Auguri anche a loro. E allora, auguri a Tommy, a Sara e a Tommaso. No, a Sara e Simone. Auguri, Anna, buongiorno, Paolo, Cosimo. Cosimo, siamo qui, siamo a Bregnano, nel Regno delle Rose, in questa splendida azienda agricola che questa ragazza giovanissima cura con grande amore. Vieni Jessica e li facciamo rivedere. Ciao Corrado, Maria Grazia e Clara, buongiorno ancora a tutte voi. A mano raccolte. Perché al mattino presto? Perché prima che il sole le scalda troppo, altrimenti gli oli essenziali che contiene vanno dispersi, quindi la mattina Ragazzi, io presto. vi assicuro, lo dico a tutti voi,
qui c'è un profumo meraviglioso, ma la cosa bella che ho proprio addosso è questo profumo spettacolare, so di rosa questa mattina, perché prima di fare il confronto con i candidati, questa mattina ci siamo spruzzati la rosa addosso e devo dire che è qualcosa di meraviglioso. Bravissima fatina delle rose, è una fatina strepitosa questa Jessica, che però insomma si sveglia anche presto, perché mi diceva a che ora suona la sveglia, Jessica? Suona alle 5. Sentite, è talmente brava e modesta che non lo dice, ma è veramente un grandissimo lavoro. Tenere una così grande, enorme, io non ho mai visto una così grande, enorme distesa come quella che ha lei qui a Bregnano, è incredibile, con la cura e con la passione. E non è una cosa facile. Fresco come una rosa, esattamente, sono fresco come una rosa. Buongiorno anche a Mario, buon lavoro, ciao Mario, complimenti a questa splendida amica che è Jessica e che, ciao, quante sono? Sono 5.000 piante. 5.000 piante, 5.000. Luisa, buongiorno, auguri ai festeggiati, a Tommy, a Simone e alla nostra altra amica Elisabetta, è una meraviglia, Ocho Apungas, vabbè, ciao Silvia, buongiorno, buongiorno davvero a tutti voi, grazie dell'affetto, sono 5.000 piante che devono essere tenute, tra l'altro con l'irrigazione, tutta una cosa. L'irrigazione, la potatura, manutenzione, l'erba. Allora, e da qui la nostra Jessica, è papà e fisio che ha fatto Nemesio. Scusa, ho sbagliato, Nemesio, scusami, ho sbagliato io, scusa. Buongiorno. Jenny, buongiorno, Samantha, saluti anche a Isabel dalla France, magnifique, sono magnifique, è vero. Buongiorno a Giacomina, dicevo, da lì, da queste splendide rose che tu c'hai in mano, si raccolgono a mano, complimenti alla ragazza. In effetti, ragazzi, io penso che ne ho visti pochi in questi anni di piccoli imprenditori che da soli crescono, si fanno il mazzo e si fanno anche tante cose. Mi spieghi anche cosa tirate fuori poi dalle rose, perché io non lo sapevo. Beh, dalle rose principalmente estraiamo questa l'acqua, è bellissima, rose. Questa è bellissima, ragazzi, so di rosa oggi, veramente una cosa meravigliosa, che è la materia prima poi per fare tutti i cosmetici, come per esempio l'acqua, la crema corpo oppure la crema viso alla crema rosa. Corpo, crema viso, Mario. E qui passiamo invece all'alimentare. Esatto, perfetto. Ecco, con la complimenti anche da Dolores, buongiorno Dolores. Abbiamo fatto per esempio lo spritz del lago di Como. Lo spritz del lago di Como, sì. È fatto con, con le tue rose? Sì. L'abbiamo anche presentato, eccolo qua, lo sciroppo di rose. Ragazzi, secondo me passate a trovarla, ne vale davvero la pena. Settimana quell'altra ci sarà poi un porte aperte, però se uno vuole venire può passare, certo. Tranquillo. Tienimi un attimo Mario, che facciamo rivedere, eccolo qua. Bregnano la strada, buongiorno, buongiorno Comare. Ciao Attilio, ciao Angela, sono splendide davvero. Andiamo qui, facciamo rivedere il contenitore. Buongiorno ancora a Silvana, a Dolores. Ai tempi lontani la mia nonna si lavava il viso con l'acqua di rose. Guarda che è una sensazione meravigliosa quella dell'acqua di rose. Hai ragione proprio, cara Silvana. Ciao Antonella, ho sentito giusto adesso il profumo di rose. Io ve lo voglio, guarda, ragazzi, faccio così. Ciao Sandra, l'acqua è tramandata, buongiorno. Dicevo, aspetta, l'acqua di rose è tramandata dalle nonne alle mamme e ora ancora. Mi tuffo nelle rose, ragazzi, No, nel senso, per farvi capire la bellezza di quello che oggi abbiamo fatto. È stato un bellissimo risveglio, grazie a Jessica, grazie al papà, e avete visto che cosa fanno. Per chiudere, vorrei farvi vedere, Maria Gra, venite. Quando le rose vengono raccolte lì, giusto? Si mettono in quel contenitore. Circa 200 kg al giorno. Al mattino presto. Sì. Al mattino presto. Poi Jessica, questa è la vostra azienda agricola, è uno spettacolo davvero, un'azienda modello dove c'è di tutto e di più. Buongiorno anche a Irineia, buongiorno a Maria, e si portano lì. Adesso andiamo lì e chiudiamo, sperando che non parta l'irrigatore, perché sennò facciamo la doccia al mattino, e lì si fa la distillazione. Quanto dura la distillazione? Un paio di ore, ed è in correnti di vapore, quindi senza solventi chimici, senza niente di chimico, è tutto un processo naturale.
estraiamo l'acqua di rose e anche l'olio essenziale di rosa. Mamma mia, bravissime davvero. Mari, buongiorno a Graziella. Si può acquistare l'acqua di rose? Certo. Certo. Allora, Graziella, certo, noi siamo venuti qui, sono dei nostri amici e ovviamente vi mandiamo noi con grande garanzia. Questo anche lì sul sito si può comprare. Ecco, perfetto. E c'è anche il sito che è questo qui, www.floelab.it, poi c'è la mail, ci si può acquistare tutto. Norina, buongiorno, ciao Dolores, un abbraccio anche a te, un saluto alla Sciura Ornella con affetto, ciao Ornella, a Monica e a Silvana, auguri ai festeggiati di oggi che sono ben tre, auguri allora a tutti i ragazzi, mi pare siano tutti ragazzi giovani. Graziella, ok, ciao Leone, quindi ecco, questa è la parte finale dove le rose dove vengono messe, Jessica. Esatto, le rose vengono messe tutte qui dentro. Profumo di rose fortissimo, sì. Fortissimo profumo di rosa. Aspetta che ci. Ecco, perfetto. Veniamo qua. Le rose finiscono qua dentro. Finiscono qua dentro. Dove... E questo è il residuo delle rose. Ah, questo è il residuo delle rose? Sì. Incredibile. Ciao Ornella, complimenti veramente. Sono d'accordo con te, è una ragazza che merita. Antonio, perché ripeto. È bello, è splendido, 5.000 tutto bello, 5.000 piante, però bisogna lavorare tanto, Mario? Cavolo, perché qua, è da ammirare il lavoro. È da ammirare davvero, se lo meritano, facciamo i più sinceri complimenti. Sono tutti prodotti naturali, no? Sia dal punto di vista della... Sono più squillanti, ha detto Cinzia. Oggi evidentemente le rose, Cinzia, mi hanno dato... Vabbè. Isabel, bonjour anche a te. Paola da Ferrara, Ornella, Luigi, Guidone, ciao Maria, buongiorno, preziosa informazione. Bene, mi fa piacere che avete apprezzato anche oggi. Torneremo da Jessica e dal Papi perché, ripeto, Floy, il mondo delle rose, perché tra poco ci saranno altre cose che dobbiamo far vedere, tipo la lavanda. La lavanda, e lì c'è un campo di lavanda splendido. E quando sarà pronto verremo qui ancora a Bregnano. Ricordatevi, ciao da Giorgio, da Erba, ciao, buongiorno Paola, Claudio Casartelli, oh carissimo, buongiorno, presidente di Confesercenti. Ecco, loro sono un verissimo e importante concreto esempio di come sono riusciti a far fruttare al meglio i campi, lo fanno davvero con grande, grandissima, enorme professionalità. Bravi davvero, meritate un grosso complimento. E la lavanda, Maria Grazia, quando ci sarà verremo, perché ormai sono diventati amici, verremo a farvi vedere anche il campo di lavanda. Che cosa si fa per chiudere con la lavanda? Cosa che tirate fuori? Perché voi siete straordinari. La lavanda, sempre l'olio essenziale, l'acqua di lavanda. Quindi l'acqua di lavanda. Sì, e poi una serie di cosmetici, sempre tipo una crema viso, una crema mani. Buongiorno profumato oggi, dice che è certo. Buongiorno a Tiziano, Roberto, buongiorno, complimenti Antonia. Questo risveglio è splendido, vale il doppio. Bene, mi fa piacere. Sono contento con le rose di Jessica. Chiudiamo davvero, vi faccio rivedere l'indirizzo, eccolo qua, perfetto, è un mondo veramente magico e fatato. Io pensavo si regalassero solo, ripeto, a moglie e fidanzate, no. Ma non è solo questo. Ciao a Ivana, buongiorno, a Dolores, ancora a Cinzia, quindi sì, torneremo a Bregnano, abbiamo già fatto vedere tutto, li facciamo rivedere i prodotti tutti naturali di Jessica e di Floe qui da Bregnano. Grazie ragazzi, vi saluto, ciao anche a Loredana, Giulianova, ci scrive anche Ivana da lontano. Puoi ripetere il nome dell'azienda? Eccolo qua. Non solo te lo ripeto, cara Maria Grazia, ma te lo faccio vedere. Ciao a tutti, Marco, Patrizia, Nunzia, un risveglio profumatissimo. Grazie a voi. Grazie a voi. Jessica, torna a lavorare, grazie davvero. Un ciao, caro saluto. Grazie. Ciao e buona giornata.